2022, a circa un mese di distanza da quando abbiamo messo il vino nella botte, oggi lo togliamo. Ho provato ad assaggiarlo, il vino, e effettivamente sa già abbastanza di legno, perché questa è una botte nuova, poi è una botte piccola. Essendo una botte piccola, la cessione dei sentori legnosi al vino è molto importante, perché c'è un rapporto superficie-volume a favore della superficie, nettamente a favore della superficie. Quindi insomma, l'ho provato ad assaggiare, ma posso provare a riassaggiarlo anche adesso. Si sente chiaramente l'odore del legno, del rovere. Una bella tostatura, tra l'altro, perché poi si sente anche la parte erbacea, un po' come di ciliegia, speziatura, un po' di mora, un po' di sottobosco. Un po' meno la parte mediterranea, della macchia mediterranea, però. In bocca. Si sente chiaramente la parte del legno. Sta perdendo via via quel po' di residuo zuccherino che aveva ancora. È ben equilibrato, c'è un bel tannino. Quindi insomma, ha un discreto, ha un leggerissimo finale, leggermente amarognolo, con il ritorno di speziatura. Pepe soprattutto. Ricordo che questo è cannolo al 100%. Quindi adesso cosa facciamo? Togliamo il vino dalla botte e lo rimettiamo in acciaio. Con un'operazione molto semplice attraverso una pompa. Bene, tutto pronto, il tubo tocca il fondo della botte, perché il vino sostanzialmente è abbastanza limpido, questo sarebbe il quarto travaso che viene fatto, e tramite un tubo va alla motopompa e poi dalla motopompa in acciaio. Naturalmente abbiamo lavato tutto quanto, sanificato tutto quanto, abbiamo lavato, sciacquato tutto con acqua e metabisolvito di potassio e poi risciacquato tutto quanto, cosa che vi evito perché è già stata vista più e più volte. Dobbiamo semplicemente accendere la motopompa. Chiaramente questo, come vi ho già spiegato in un altro video, stresserà un po' il vino, ma non possiamo fare diversamente, altrimenti ci vorrebbe un sacco di tempo. Questi sono 100 litri e vanno a finire direttamente lì, e quindi abbiamo pronti, via. E facciamo poi il travaso. Finito il travaso, abbiamo svuotato la botte, abbiamo già lavato la pompa. Leonardo mi sta dando una mano, questo è Leonardo, mio figlio, magari l'avete visto in un altro video che era un po' più piccolino, adesso diventa grande. Devi portare la vigna. Esattamente, grande quasi quanto me. No. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo 2 grammi per ettolitro di metabisulfito di potassio. Questo è l'alzavino, lo utilizzo come, diciamo, come mestolino per rovesciare, per mescolare il vino con il metabisulfito di potassio, e lo semplicemente prendiamo e lo mettiamo nell'acciaio. Scusa Renato, vuoi passare? Molto semplicemente. Questa è una botte da 100 litri. Una botte, sì. E adesso lo versiamo in acciaio. Quindi, molto semplicemente, versiamo. Due grammi per ettolitro di metabisulfito di potassio per reintegrare l'anidride solforosa libera persa durante il travaso, che in questo caso è stato particolarmente stressante per il vino, diciamo, dai. Ok, questo è fatto. Adesso faccio vedere una cosa, inquadro un po' più in su. Ho già lavato il coperchio con la guarnizione camera d'aria, tra l'altro l'ho anche sostituita perché quella era piuttosto vecchia,
in modo, in maniera molto semplice, prendo e lo sistemo qua sopra. Ok. E a questo punto non faccio altro che prendere e gonfiare la camera d'aria in modo che il coperchio aderisca perfettamente alle pareti del contenitore del recipiente. Perfetto. E sento che sta uscendo vino dal dalla valvola di sfiato. Esattamente, un pochettino di vino uscito. È uscito un po' di vino, quindi lo puriamo per evitare che si inacidisca, diventi aceto, in modo che rimanga, l'ambiente rimanga pulito. Dopodiché puliamo tutto il resto e vediamo come fare. Botte all'esterno, adesso la laviamo, la riempiamo d'acqua, potremmo anche riempirla con acqua calda, ma insomma tanto l'abbiamo usata solo per 30 giorni, non c'è bisogno, non ha formato incrostazioni particolari, quindi la laviamo solo con acqua fredda e la sciacquiamo bene e poi facciamo la miscela di zolfo. Dai, facciamo così, tieni qua, con l'acqua, aiuto. Attacchiamo l'acqua. Devi bagnare la camera. La sciacquiamo un paio di volte e poi la mettiamo a gocciolare. Non ti ho attaccato quel fumo. Non cosa. È un pochino sbagliato, mi sa, eh. A me si taglia tanto. Ultimo risciacquo. Ne abbiamo già fatto un altro paio. Questo è proprio l'ultimo dove si vede che l'acqua che esce è pulita. Tagli. È grosso quello del vino. Io è grosso quello del vino però nella parte del legno. Poi qua invece è sfumato. Anche adesso. Ok, vediamo un po' com'è. Sì, sarà praticamente tutto bianca. Oh, andiamo. Bianca. Pulita. Trasparente. Sì. Trasparente. Quindi, esattamente. Buona che si è pulita la botte. Adesso lasciamo gocciolare per bene. Abbiamo fatto sgocciolare per bene la botte. Adesso accendiamo la miccetta di zolfo, quindi il dischetto di zolfo, per saturare la miete della botte di anidride solforosa. C'è un po' di vento, quindi vediamo un pochettino come esce. Ok. Dato il fumo nel naso, sì, sì. Fastidio. Lo so, da fastidio. Guarda, si vede l'azzurro della fiamma. Va bene? Quindi la micetta è accesa all'interno della botte, adesso saturerà di solforosa l'ambiente della botte, dopodiché
bagnerò la botte per farla per inumidire le doghe e la rivestirò di pellicola plastica, quindi di insomma di plastica sostanzialmente, pellicola. La micetta ha esaurito la sua funzione. Si vede che sta ancora un po' fumando. È finita, quindi la possiamo esaurire. La buttiamo, poi la buttiamo. Adesso cosa facciamo? Bagniamo la bagno la botte, quindi l'ambiente della botte, all'interno della botte è saturo di anidride solforosa, quindi ammazza eventuali batteri, aerobi, cose strane che esistono. Adesso bagno la botte e poi la rivesto di pellicola trasparente di plastica. In questo modo manterrà la sua umidità ed è pronta ad essere utilizzata tra qualche mese. Quando faremo la nuova vendemmia e quant'altro. Io in genere ero abituato a utilizzare la botte anche per fare la fermentazione, la seconda fermentazione, quindi dopo la svinatura. Mi è sempre piaciuto utilizzare la botte. Adesso vediamo un pochettino come sarà. Leonardo, com'era l'anidride solforosa? Odiosa. Mi ha bruciato una narice praticamente. Lo so. Botte 100 litri. Adesso avvolgiamo la botte. Vieni qua. Botte in cellofanata. Dai, adesso le portiamo in cantina. Allora, abbiamo terminato il travaso dalla botte all'acciaio. Quindi insomma, questo video sul passaggio in legno è terminato. Quindi adesso il vino riposerà in acciaio e poi da questo momento in pratica, diciamo, è pronto a essere consumato perché ha fatto un periodo di affinamento, poi continuerà a rimanere in acciaio. Il tappo con la guarnizione fa sì che ogni volta che andiamo a spillare, quindi io normalmente mi prendo per casa, mi prendo dei boccioni di PET da 3 litri oppure delle bottiglie e lo consumo. Poi farò un video anche sull'imbottigliamento per conservare una parte del vino, ma insomma questo diciamo che conclude un pochettino quello che è tutta la parte della vinificazione, perché poi da questo momento in poi, dopo che il vino ha fatto un piccolo affinamento in legno, andrà a riposare in acciaio e continueremo a consumarlo spillando direttamente dall'acciaio, in modo che si conservi, il vino si conserva, quindi continua a evolvere e quindi ci sarà anche un riscontro nei mesi futuri per vedere un pochettino come cambierà anche il vino durante questo tempo. Per cui questo è il mio modo di fare il vino, fino adesso è andato bene, spero che piaccia anche a voi. E poi se qualche cosa dovesse cambiare, dovesse essere modificata, insomma farò un altro video. Per adesso diciamo che la parte di vinificazione conclude qua, ci rimane soltanto la parte dell'imbottigliamento che farò vedere in un altro video. Ok? Alla prossima, ciao e salute!
10 anni, non può ancora bere.